a Massimo Bisca, presidente Ampi. Beh, io non vi nascondo che l'emozione c'è, perché io dal 1970, quando entrai ad Ansaldo Motori, prima poi di essere trasferito al meccanico, questo cippo lo vedevo lì e che mi ha insegnato la storia di quella fabbrica, si chiamavano Domenico Delfino e tanti altri. E mi avete fatto venire in mente una cosa mentre salivo. Un anno avevo appena finito il militare, quindi sarà stato il 75 o il 76, Menegu, perché lo chiamavamo così, Delfino, invita Aldo Tortorella, che entra nell'entrata dove si davano i volantini, dove c'era la vigilanza, uscendo sulla sinistra, e dice: io sto posto lo conosco. E un altro compagno che era dalla manutenzione, Caviglia, Brigata SAP Gramsci, gli dice: certo che lo conosci, hai parlato nel 44 in mensa e ti abbiamo portato a spalla dopo 5 minuti di intervento perché non potevi stare tanto, e ti ricordi quell'altro che ti ha accompagnato fuori? E lui sbiancò e disse: cavolo, è vero, era proprio qui. Questo per dire che quei muri hanno davvero tanta storia. E intanto chi era la storia di quelli che sono scritti su questo monumento? Perché bisogna ricordarli. Bixio Mario era nato a Sestri Ponente il 2 marzo del 1913, è morto che aveva 30 anni, era un operaio della Brigata Longhi. Lui era un antifascista di prima della guerra, poi fa parte dei GAP appena nascono. C'è una spia, perché hanno lavorato le spie, non solo nel Ponente, che lo denuncia e gli arrestano i genitori. Per paura che venissero torturati, allora Mario si presenta spontaneamente in questura. Lo torturano per una decina di giorni. Lui non dice niente e viene fucilato a Cesino, a Bolzaneto, il 20 novembre del 43. Bordone Riccardo era nato a Buenos Aires il 28 agosto del 13, è morto a 33 anni. Lui era della divisione Bonfante, era andato in montagna nell'autunno del 44 dopo quegli scioperi così grandi che avevano portato a quella deportazione, la più grossa deportazione fatta in Europa dai nazifascisti, il 16 giugno del 44. Ma io voglio ricordare anche che 10 giorni prima, all'Ansaldo Meccanico di San Pier d'Arena, uno con un cappuccio ne indica 63 e nessuno tornerà a casa di quei 63. Ebbene, vi dicevo, lui era dell'Ansaldo San Giorgio, sale in montagna, finisce la guerra e muore di TBC nei primi giorni del 46, dopo essere stato a Santa Tecla. Poi c'è Bottaro, Andrea, era del 23, il suo nome di battaglia era Botta, aveva 20 anni. Era dal settembre del 43 attivo nella resistenza della brigata Bevilacqua ed era uno che si era dimostrato molto bravo come capacità militari e lo aveva dimostrato in tutti i combattimenti. È preso durante un rastrellamento, insieme a lui ha anche altri tre compagni. È interrogato per 20 giorni dalla Gestapo. E dopo ogni interrogatorio, io queste cose le racconto anche nelle scuole, veniva appeso per i piedi, per le dita dei piedi. E non ha mai parlato. Dopodiché in un trasferimento lo fucilano a Caro Montenotte. Era il gennaio del 44. Il fratello Enrico aveva 16 anni, anche lui era dalla San Giorgio, è preso nel rastrellamento appunto del 16 giugno, però non viene portato subito sul treno, è portato alla casa dello studente, lo menano, ma di brutto, e lui riesce a far credere, cosa incredibile, che era all'oscuro di ogni attività del fratello. E lo credono dopo averlo pestato per così tanto, così lo mandano via. Poi c'è Paolillo Cleto, non era genovese, era nato a Ruvo di Puglia, è il più giovane, anzi no,
è il secondo dei più giovani. Era nato nel 24, è morto che aveva 19 anni e mezzo. Anche lui operaio della San Giorgio, subito attivo in fabbrica nel movimento clandestino. Era un appassionato di musica e conosceva tantissime canzoni. È così che con la sua chitarra, l'ho trovato nell'archivio nostro, andava a suonare le serenate alle ragazze in via Chiaravagna. E anche con quella chitarra è andato in montagna. Ma dopo le feste di Fino 43, in un combattimento, muore. Nel senso che con la primavera lui se ne va, ed è il 15 marzo del 44. E poi il più giovane di tutti, Stanchi Walter, era di Sestri. Era nato il 29 settembre del 1928 ed è morto a 15 anni e 7 mesi. Lui era nato in una famiglia anarchica e ha ricevuto sempre un'educazione antifascista, ma come col fratello diventa comunista e appena dopo le elementari va subito a lavorare, fa l'artigiano e poi nel 43 è assunto come allievo all'Ansaldo San Giorgio. Diventa milite della Croce Verde di Sestri e il 26 luglio è tra quelli che manifestano nelle vie di Sestri per la caduta di Mussolini. Il 9 settembre lui e altri militi della Croce raccolgono le armi che abbandonano i soldati e le nascondono dentro la Croce Verde. È lui che partecipa ai primi scontri a fuoco coi tedeschi, specialmente quelli avvenuti davanti alla Piaggio. E dopo, per non coinvolgere i genitori, non dice niente a nessuno. Tace anche con loro. C'è lo sciopero del 17 dicembre del 43, il primo grande sciopero delle fabbriche genovesi. E lui partecipa, e partecipa anche alla sua azione in città. Poi decide di partire per non creare problemi ai genitori e finisce nel Culense. Dopo, agli inizi di marzo, e solo dopo 6 giorni, dopo la sua entrata in formazione, c'è un rastrellamento, cade in un'imboscata e perde la vita con altri suoi compagni. Non seguo, tanto Alessandro lo sa che faccio sempre così. Bravo. Vedete, 50.000 erano i lavoratori nelle industrie nel porto a Genova. Eravamo la città con la più alta percentuale di salariati rispetto al triangolo industriale. Il nostro rapporto salariati-abitanti era più alto di Torino e di Milano. E questa cosa però è specifica genovese. La racconto spesso quando vado anche nelle scuole. Perché questo rendeva sto pezzo di società, che è sempre stata emarginata dal fascismo, un momento di coagulo dove potevano, se pensate che solo l'Ansaldo aveva 32.000 dipendenti e 6.000 donne che ci lavoravano, era un blocco sociale dove correvano le idee e si potevano anche fare delle scelte insieme. E non è un caso che nella nostra città ci siano 103 comitati clandestini in ogni posto di lavoro. E non è un caso che per esempio si decida all'ultimo sciopero prima dell'insurrezione che avverrà il 16 di aprile del 45, il 6 di aprile, in un posto che nessuno poteva immaginare. Quella signora che ho portato venerdì scorso all'ente Baccini, Mirella Loisio, prima che finisca la guerra, altra cosa che si conosce poco, mette insieme un gruppo di tecnici di queste fabbriche che studiano come trasformare la produzione da bellica a civile. Si dice all'Ansaldo Fossati non si faranno più i carri armati, si devono fare i trattori per arare la terra e si pensa a come trasformare tutte quelle fabbriche lì. Non è una cosa da poco. Io credo che sia anche questo il risultato che ci permette di leggere nel primo articolo della Costituzione il fatto che la Repubblica è fondata sul lavoro. E grazie a tutti per la partecipazione e per le cose sempre nuove che impariamo. E la liberazione porta alla libertà. La libertà vuol dire essere indipendenti, ma non da tutto. Dobbiamo dipendere dalla verità e dall'amore, che poi sono le qualità di Dio.
Per questo, mentre ricordiamo con commossa gratitudine chi ha dato la vita per la libertà, impegniamoci sempre a proteggere e difendere la verità e l'amore. Per questo invito a pregare il Signore Dio che ci mantenga in questo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e a tutti i martiri. E splenda ad essi la luce del tuo volto, riposino in pace. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti. E quindi la commemorazione è finita, ci vediamo presto, grazie a tutti. Ciao, grazie. Grazie, grazie. Ci vediamo dopo. Certo.